Ieri un'operazione dei carabinieri della Guardia di Finanza, operazione Libera Fortezza. Ecco, Polistena era ma in mano a questi presunti 'ndranghetisti, ecco, queste famiglie mafiose, Longo Versace. Ecco. Ma non è un mistero che l'andrangheta in Calabria, sui nostri territori, sia radicata dappertutto e anche a Polistena. Già una volta il comune aveva deciso di costituirsi parte civile in uno dei procedimenti che fu fatto qualche anno fa, nel 2011, relativo a Scacco Matto, si chiamò così, un'operazione quella volta fatta dalla polizia, sempre contro la cosca locale Longo Versace. E quindi io voglio fare un plauso alle forze dell'ordine, in particolare ai carabinieri che hanno condotto l'operazione, perché sono indagini queste che partono anche dal 2014, e quindi è tutto un lavoro particolare che è stato fatto dalla stazione dei carabinieri sul territorio, ma dalla compagnia di Taurianova, con una serie di attività anche importanti. Poi è chiaro che per compiere materialmente pure questo tipo di operazione sia stata coinvolta anche la Guardia di Finanza, a cui ovviamente va il nostro ringraziamento, che va esteso alla magistratura che ha seguito dal primo momento tutte le operazioni, sia di indagine che anche di poi fino a ieri esecuzione delle misure di custodia. Ecco, Quindi quindi è un Polistena è libera, perché chi doveva aprire qualche negozio si doveva rivolgere a questi 'ndranghetisti, a questi mafiosi. Oggi ma Polistena si può dire che è libera. l'Andrangheta è un'organizzazione che purtroppo ancora condiziona non solo l'economia, ma le abitudini, i comportamenti di tantissimi nostri concittadini. Non mi riferisco solo a Polistena, ma anche ai calabresi. Certo, poi a un certo punto occorre che i cittadini facciano una scelta, e in questo caso ci sono stati 13 imprenditori che hanno deciso di sporgere denuncia, di collaborare con la giustizia, che non sopportavano più le vessazioni, i ricatti, le intimidazioni da parte di questi esponenti di 'ndrangheta, e quindi hanno deciso di schierarsi. Ecco, questa è la cosa bella anche di questa operazione. Finalmente c'è qualcuno che si ribella al gioco, alla prepotenza, all'arroganza mafiosa, e si schiera dalla parte dello Stato. Allora, nel momento in cui si fa rete, ci sono cittadini onesti, la magistratura, istituzioni locali, la Chiesa, altre associazioni che operano nel campo della solidarietà e dell'antimafia, che fanno rete, e alla fine i risultati si ottengono. Quindi io credo che questo sia un segnale importante, che non è risolutivo di tutti i problemi, ma che certo è un segnale di speranza anche, affinché ci possa essere una alzata anche di dignità e di scudi di fronte alla prepotenza mafiosa. Ecco, l'andrangheta ha provato di entrare al comune di Polistena. Ma l'andrangheta prova ad entrare dappertutto, poi ci devono essere le persone che chiaramente respingono anche i tentativi di infiltrazione. Noi fortunatamente siamo stati quelli che sia nella campagna elettorale del 2010 che in ogni campagna elettorale abbiamo detto che i voti della mafia noi non li vogliamo, quindi lo abbiamo detto dai palchi. E quando uno si presenta così e si presenta con i propri programmi elettorali, con il primo punto e con la scritta priorità e primo punto, lotta alle mafie, lotta all'andrangheta, alla fine è difficile che questi mafiosi si avvicinino o accampino pretese. Ma qualora lo facciano, noi abbiamo il dovere non solo di denunciarli, ma anche di respingerli con tutte le nostre forze.